Allora, raga, oggi prima di parlare della propaganda proprioli, che però ti dice solo le cose positive e basta, tipo Pellegatti, tipo Suma, tipo altri canali YouTube, dobbiamo fare questo gioco, pennarello alla mano, i nuovi nomi dei prossimi allenatori del Milan. C'è chi scende, c'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi sale. E cominciamo. Innanzitutto, col pennarello, già che ci siete, lasciate il pollice in su e benzinero e iscrivetevi al canale. Allora, cominciamo. Oggi scala di due posizioni Thiago Marmotta. Cancelliamo invece Farioli, che non si sente più parlare di Farioli. Sale di una posizione, scavalca il nostro Thiago Marmotta, invece Harry Potter. Potter, l'ho visto su calciomercato.com, è riscomparso Potter. Conte scende, scende, non è più di moda oggi Conte, non ne parla manco più Monblano, però lo teniamo in panchina Conte, perché se non dovesse arrivare, ricordatemelo se poi io mi dimentico, un mese di insulti a Monblano, perché se dici che è fatta, è fatta, se sei sicuro, sei sicuro. Poi le scuse stanno a zero. Conte viene scavalcato. Attenzione, niente po' di meno che da Lopetegui, un allenatore che ha vinto nella sua carriera un europeo under 19, un europeo under 21 e un Europa League con il Siviglia. Capite bene? Che visto il palmarès di questo immenso allenatore, mi terrei tutta la vita Stefano Pioli. Quindi praticamente questa è a oggi la nuova classifica. Per me resta comunque in sella ben saldo Stefano Pioli, perché con un anno di contratto dobbiamo stare attenti al bilancio. Questa società non sgarra, non sbaglia di un centesimo quando fai bilanci, quindi resta in sella. Sotto in classifica troviamo Lopetegui, Conte e Gran Potter. Thiago Motta esce direttamente. Farioli. Dai, poi domani vince una partita a Farioli col Nizza e magari li ritorna, però per il momento cancelliamo. Detto questo, campagna, cioè un adesso è un paio di giorni che vedo costantemente una campagna propioli. Raga, per carità, io non discuto, io non punto il dito o insulto chi ama Pioli, perché comunque fino a prova contraria è il nostro allenatore. E speriamo che ci faccia vincere un'Europa League. E quindi ci sta, per carità. Tante volte invece sono loro che insultano noi, che diciamo, Pioli, sinceramente, ultimamente ci è un po' rotto i coglioni, ultimamente è da un anno. E questa campagna portata avanti dai Pellegatti e da altri che dicono anche Sacchi ha detto che Pioli deve restare, anche Trevisan ha detto che Sacchi deve restare, Pellegatti fa vedere altra gente. Suma, ciao. Suma azienda listissimo, quindi conta anche lui con la calcolatrice i centesimi che costerebbe mandar via Stefano Pioli. Però, quando tu fai una campagna pro, devi portare comunque, ad esempio, sia le cose positive e sia le cose negative, perché io sono il primo a riconoscere i meriti di Stefano Pioli. Io dico ragiono stagione per stagione e sono il primo che un giorno ringrazierò Stefano Pioli perché è stato quell'allenatore che sì, ci ha tolto dalla cacca, è arrivato, ci ha portato in Europa League. Miracoloso dopo il Covid con un botto di vittorie. Siamo arrivati secondi. Sono il primo che lo dice. Abbiamo vinto un campionato storico, storico.
fino a lì tutto bene. Poi vinto il campionato, si è montato la testa, è diventato il nuovo Pep Guardiola. Quando voi parlate e fate propaganda per il piolismo e fino all'anno dello scudetto, per me ha meritato anche il rinnovo di contratto. Io non glielo facevo a novembre, glielo facevo a giugno. Poi è diventato Pep Guardiola. Ma voi non lo ricordate? Dell'anno scorso, quando parlate della stagione dell'anno scorso, dite solo che ha raggiunto una semifinale storica, che non arrivava da anni e anni, e va bene. Ma vi dimenticate di dire una cosa importante: quanto ci ha fatto guadagnare Pioli l'anno scorso? Tanto, ve lo dico io, ma voi non lo dite mai. E invece però, finito questo, dimenticate di dire che siamo arrivati quinti. Perché se finivamo quinti, oggi iniziavamo dall'inizio a fare l'Europa League, ma siccome quei ladri, i ladri storici, sono stati penalizzati, siamo arrivati quarti a culo, se no avremmo perso tanti soldi. Quindi non è perché sono stati squalificati quelli là che non dobbiamo ricordare che abbiamo fatto una seconda parte di stagione da bestemmi. Quando mi parlate di semifinale, non parlate mai di umiliazioni nella semifinale da parte dell'Inter. Questo lo omettete. Non parlate mai dei cinque derby che nella storia del Milan di fila non abbiamo mai perso, ma grazie a Stefano Pioli abbiamo perso. Come non parlate mai dei gol subiti nel 2023, che è un record assoluto. Ma quello, sinceramente, cioè quest'anno se prendiamo altri 60 gol ma vinciamo l'Europa League, frega un cazzo dei gol subiti. Però quando si fa una propaganda per un allenatore bisogna dire i pro e i contro, i record di infortuni che ci è costata anche questa stagione. Perché non lo dite? Perché? Poi potete fare una somma e dire: i pro e i contro, io mi tengo i pro e sono contento, spero che rinnova. Ci sta, ripeto, io per me, se resta l'anno prossimo, io non mi spacco la bile, però deve vincere, perché se no lo riempio di insulti anche l'anno prossimo. Nessuno dice che con 120 milioni di mercato, che non ha fatto nessuno in tutta Italia, ci troviamo al terzo posto. Mi raccontate che abbiamo gli stessi punti di quando abbiamo vinto il campionato. Ok, va bene, ma bisogna averli anche a fine stagione gli stessi punti per poter parlare, perché poi bisogna fare 11, 10, 11, non so quante erano vittorie consecutive. Quando si parla di Pioli, voi vi dimenticate troppe tante cose. Vi dimenticate che siamo andati fuori dalla Champions. Voi direte di sfiga, ce l'ha rubata il PSG e l'Atalanta in Coppa Italia. Ce l'ha rubata anche lì. Va bene, è vero, anche io l'ho detto che c'è stata rubata, ma siamo stati surclassati nel gioco. Quindi, raga, questa propaganda è una propaganda, mi sembra una propaganda lanciata quasi dalla società, meno gli youtuber che non c'entrano un cazzo con il Milan, ma che gli piace Pioli. Ma ci sta, oh, raga. A me, una volta che non mi cagate il cazzo a me, non mi insultate a me perché non piace Stefano Pioli, io non insulto mica voi, ognuno nella propria testa ha le proprie idee. Però ripeto, nessuno nella campagna pro Pioli dice quanti cazzo di soldi abbiamo perso a uscire dalla Champions e a non andare in mondiale per club. Perché nessuno lo dice? È cazzo per una società perdere tutti questi soldi. È pesante, molto pesante. Riflettete, raga, intanto. Ci vediamo alla prossima, quando uscirà un nome nuovo per la panchina del Milan.